Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Swords of Legends. È un gioco della Gameforge, al quale sono stato invitato a partecipare alla beta per i creatori di contenuti. Lo sto registrando proprio il giorno dopo aver ricevuto il codice. Purtroppo vedrete questi video soltanto molto più avanti, li vedrete verso metà maggio. Quindi io lo sto provando una quindicina di giorni prima la possibilità di condividere contenuti. Allora, non lo conosco, infatti lo avvierò adesso la prima volta. Ho creato il personaggio che è una summoner. Devo dire, non c'è una grande personalizzazione per quanto riguarda i capelli. Il resto è tutto parecchio configurabile, anche se c'è da fare una nota. Essendo un gioco orientale, non c'è modo, come magari su un Black Desert, di mettere magari dei lineamenti occidentali. Qua è orientale. Cioè il vostro personaggio viverà orientale, non c'è modo di scappare. I lineamenti saranno quelli. Detto questo, ho fatto una summoner, che dovrebbe essere un'evocatrice. Allora, vi avevo già parlato in passato, vi faccio questa premessa prima di cominciare, che io stavo cercando il gioco ideale. Il gioco ideale era magari con un ottimo crafting, il gathering, e fin qui Black Desert può andare bene. L'housing, anche lì Black Desert, mi piacciono tanto, oltre al crafting, il PvE, l'housing, anche le mount volanti, e lì non ci sono in Black Desert. A quel punto però si va su World of Warcraft per le mount volanti, però lì non c'è l'housing, il crafting fa un po' così, un po' pietà. E quindi il gioco ideale era Vanguard Saga Heroes, che ha chiuso anni fa. Questo ha tutte queste specifiche, quindi lo andiamo a provare, incuriositi più che mai, e lo andiamo a vedere. Il gioco è in beta, sarà in beta, e verrà poi whippato. È in alfa adesso. Puoi andare in beta e dovrebbero tenere diciamo, i personaggi, non fare un wipe. Si potrà acquistare il gioco in tre versioni: da 39 la minima, 99 la massima. Come costo, vi daranno varie cose. Ma soprattutto, tutti daranno l'accesso alla closed beta. Quindi, quando il gioco andrà in beta, diverrà pubblico. Insomma, e si potrà partecipare, provare il gioco in beta. Poi verrà tutto whippato e si partirà dall'inizio. Quello che faremo in questo video è esaminarlo così a freddo, freddissimo, in base ai primi minuti di gioco. Poi io ovviamente lo continuerò e il video che vedrete dopo sono le mie impressioni nell'arco di questi 15 giorni dove io lo giocherò e poi daremo le conclusioni. Credo di essere uno dei pochi italiani a provarlo, forse. Gameforge poi pubblicizza anche altri giochi, Tera, For Story, Metin 2, cioè sono giochi che, o game, giochi che a me principalmente non piacciono, però questo mi ispirava appunto per la pubblicità che ne hanno fatto con ottimo housing, mount volanti, crafting, PvE, tante cose da fare. Lo andiamo a vedere, potrebbe essere. Non so proprio nulla, adesso c'è questa introduzione qui, che saltiamo. E andiamo a vederlo perché ormai è una beta, alla fine dobbiamo capirne le meccaniche più che. Allora, c'era anche un'altra sorta di maga, oltre alla summoner, c'era l'evocatrice di spade, che non vorrei aver selezionato per sbaglio. Cinese o giapponese come. 麒麟之盟留我们看华山，在Dobbiamo哪里essere呢？educati qui nel是，Mausoleo League, insomma. 看，他们来了。Guarda. Vediamo. 不知我们当中谁能。Sì, vabbè, saltiamo anche questo che cominciamo subito. Ecco qua. Allora, Alpha 传统模式下，现在是朝鲜市。Premium, ok, claim, mi hanno già dato delle Crimson Coin, che下，现在是朝鲜市。sono le classiche. Abbiamo nuove mail. 现在是朝鲜市。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 现在是朝鲜市
è sempre visto. Tieni il sinistro o il destro per muovere. Ok, no.
In action mode muovi il cursore, è più appropriato per il combattimento. Premi CTRL ogni momento per switchare. Ok, teniamo l'action mode. Poi tengo premuto questo e mi fa vedere. Ok, ok. Si salta. Bello, figo. Ci sono... iniziamo subito a notare che non si può saltare dove si vuole, perché questa dovrebbe essere una zona abbastanza scriptata. Andiamo a vedere la mappa. È interessante il modo in cui la apre, così. L'ha aperta forse... ok. È interessante, siamo qui. Siamo in una zona iniziale, credo, perché poi c'è la world map. Sarà da vedere come sarà. Di sicuro non è minimamente paragonabile al mappone di Black Desert. Siamo lì, ci sono queste zone che poi si possono caricare, aprono delle sottozone. Vediamo se si può cliccare qualcosa. No. Aixu Village. Ci sono un sacco di cose. Sarà da vedere. Proviamo magari intanto a esplorare un pochino il menu con la I. Apriamola qui anche un bag. Vediamo un po'. Ah, ci dà praticamente... tutta la tabella di raffinazione con tutti i gradi di raffinazione dei vari materiali, dalla Xilua Stone, Gold Thread, Golden Scale, Thousand Fold Steel, Chijin Stones e così via. Il crafting con accessori per capelli, quelli che conosciamo, i vestiti, i bracciali, le cinture, così puoi ricercare ricette inserendo il nome qui. Ok, queste sono ok le parti superiori, però poi ce ne sono altre: accessori, incantamento, alchimia, crafting gear e varie cose. Qua mi sa molto molto di complesso, perché poi col tasto C apriamo questo, che invece mi ricorda molto l'interfaccia di Final Fantasy 14, dove possiamo vedere gli artefatti che abbiamo equipaggiato, la parte PvP che è bloccata, non abbiamo titoli, ci sono i soliti titoli, ci sono i buff che abbiamo, i blueprint che non so cosa siano. C'è praticamente varie configurazioni di equipaggiamento. Qua è quello che abbiamo come equipaggiamento. Col tasto ESC invece apriamo Game Setting, Interface Setting, quindi possiamo settare tutte le varie cose. Questo è molto bello, un po' la Black Desert. Character Selection, ne selezioniamo un altro, esci dal gioco. Support, Unstuck. Ok, questo è quello che possiamo vedere. Qua sotto invece, premendo CTRL, passiamo al Character con le skill che possiamo sbloccare. Combattimento generale, che sono le emote, però ce ne sono anche altre. Rampage, puoi attaccare tutti i giocatori liberamente. Change action, play once, origami realm, non so cosa siano, sono un sacco di cose. Gli elisir, le mount, aha, ci sono tante mount. Qui si va all'orientale al massimo. Gold Horse. Di cose ce ne sono. Non sono tantissime, in realtà. Sono 20, una sessantina al momento. Andiamo avanti. Vediamo, qua c'è l'inventario. Quindi qua abbiamo una cesta che apriamo subito. E all'interno troviamo... non so cosa sia, ma lo prendiamo. Ah, livello troppo basso. Praticamente a livello 19 lo possiamo prendere. Perfetto. Continuiamo. Qua è... queste sono le missioni che andiamo a prendere. C'è anche la biografia. Questi dovrebbero essere i capitoli della storia. È tutto bloccato. E qua diventa un po' incasinato, perché questo è il museum con i collezionabili, i libri, le melodie, gli achievement, le carte, il codex dei dungeon, il book degli eons, che non so cosa siano. Place of leisure saranno le case, in pratica. Qua abbiamo una parte bloccata, che è la battaglia dei continenti e le ombre del... Shadow Hunter Rankings, sarà un PvP. Il recruitment per le gilde, inbox con le mail, abbiamo l'alfa premium,
posso spendere durante l'alfa i crediti che ho ricevuto, comporre un messaggio da mandare ad altri, perfetto. E qua abbiamo altro, l'alleanza, la community, il shopping center con tutte le cose che si possono andare a prendere. Io ho 100.000 di questi crediti e qua c'è il solito, la solita possibilità di andare a prendere, ovviamente me ne hanno data una quantità spropositata in modo che io possa andare a comprarmi le varie cose che mi permettono di volare le residenze, le cose da mettere nelle residenze. Sì, direi di sì. Foundation Corner. Da quello che ho capito, se non ricordo male, in questo gioco forse si può anche costruire qualcosa nelle case. Comunque, Point Shop, ci sono i soliti vestiti, ci sono i Crystal Shop. No. Va bene, dai, andiamo avanti. Abbiamo visto un po' quello che bisognava vedere. Adesso vado a disattivare questa modalità. Oh, si fa la corsa, mi fa questo saltino così. Il target è selezionato con il simbolo così, F. Ho accettato l'invito a venire qui. Sei onorato? Sì. In realtà poi, essendo una alfa, io salterei la storia e vedrei un attimino se il sistema quest permette, un po' come su Black Desert, di saltare e andare avanti. C'è la storia, ok, però magari quella la si va a rivedere ricominciando magari un personaggio dall'inizio con già delle skill, insomma, riguardo al gioco. Questa reward mi danno esperienza. Perfetto, vediamo un attimino come vengono segnate le quest. L'interfaccia, non dico confusionaria, però bella ricca e ci sarà da abituarsi, ma avendo appreso tranquillamente quella di Black Desert sono abbastanza tranquillo. Segui il sentiero della montagna ok. Ci sarà un tasto per segui la minimappa, vabbè. Qua si corre, mi fa quel saltino lì, però... molto interessante. C'è sempre il discorso se amate o meno l'ambientazione orientale. Io vi dico la verità, a me non piaceva, però c'è questa sensazione zen che mi piace da morire. Infatti io non... tutto questo non mi piaceva, l'orientale, giante diciamo. Poi quando giocai a Total War Shogun mi piacque molto invece, quindi sono sempre aperto a nuove idee, nuove possibilità. Intanto ci sta facendo vedere che sta scalando come una pazza tutta la montagna. Mi sembra ben caratterizzato, anche solo quando abbiamo attraversato il ponte, che il ponte è crollato in parte, cioè carino, carina come cosa. Il mondo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma ho visto che ci sono anche delle isole fluttuanti. Quindi questo è un primo video di impressione così. Poi me lo provo con calma, qualche ora, e poi ci si fa un altro video. Farò probabilmente una playlist a parte su questo titolo, dato che sono particolarmente onorato di farne parte. Ecco, queste presentazioni qui a me non piacciono, onestamente, che mi fanno vedere il nome, dove la gente si presenta così, con il nome in grande scritto in... non so se giapponese o cinese, ma credo giapponese, però... Aokang, però forse cinese. Vabbè, benvenuto, sono Aokang. È un piacere vederti, Indy. Sono riuscito a prendere il nome Indy. Oh, il Grand Master degli studenti e prossimo leader della Valle dei 100... delle 100 Erbe. Chiamami Aokang. Ok, completa la quest, ci daranno 10 di monete e 40 di esperienza. Va bene, capito, accetto quest e vediamo subito che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare a ottenere il Tajijian. Sì, non fa nulla per tenere, per andare diciamo incontro al pubblico occidentale. Con questi nomi, però va bene. Prendiamo la Tajijian. Tra l'altro io provai un altro gioco anni fa, che era cinese, credo, come gioco, insomma, via di lì. Ed era, non mi ricordo più come si chiama, mannaggia, era un gioco ampissimo, dove potevi addirittura fare l'accattone. Non so,
li sanno fare i giochi, senza dubbio, li fanno anche molto profondi, sono forse basati su delle meccaniche che non si addicono molto a noi, ma io sono sempre aperto a nuove cose. Allora, ho preso le due spade, ora devo metterle lì. Ah, mi si sta caricando una nuova zona. Ah, devo presentarmi a un nuovo tizio. Non mi piace questo saltino che fa, ma... Muove il mouse per cambiare direzione. Sì, questo l'avevo capito. E sotto ci sono già le prime skill. È un action, alla fine, come combattimento. Ci presentiamo al nuovo... qua, che è un po' steampunk. Salve. Saluto del sole. Ah, ecco, my name is Indy e sono una summoner, studente di summoner, evocatrice, insomma, credo, summoner, va bene. Buondì, ha una nuova missione per me? Sì. L'inizio è classico, ho imparato con i giochi, con l'esperienza, insomma, di non giudicarlo, perché questo è l'inizio classico e qua tanti molleranno già. No, voglio andare avanti, voglio vedere che cosa ha da offrire in fasi più avanzate. Essendo un alfa, probabilmente tante meccaniche sono anche semplificate o rese più veloci come experiencing. Quindi lo proverò, voglio vedere anche fino a che punto si può volare, fino a che punto si può avere casa, insomma, e arredare, vedere l'utilità, insomma, ci proverò, insomma. Ovviamente mi sento un po' spaesato perché sono fuori dalla mia comfort zone, che al momento è Black Desert. Non so perché sono qui, ma sto andando dritto sparato perché voglio vedere come funziona. Il primo impatto che ho è forse quello di un gioco più simile a un Final Fantasy per quanto riguarda le mappe, perché vedo che comunque sono bene o male meno aperte, per quanto siano immersive come ambientazione, perché sono molto belle. Il fatto della neve, la montagna di prima, cioè comunque non mi dà quell'emozione di Black Desert, per quanto invece sia un mondo aperto. Quindi Black Desert è un mondo aperto, quindi dici andiamo là, è figo perché ti fai tutta la strada, arrivi lì. Qua mi sembra più una cosa, anche guardando la mappa del mondo, a corridoi. Però ecco, dico, ci sarà un motivo per cui Final Fantasy è il più giocato dopo World of Warcraft. Comunque adesso facciamo l'attacco. Figo però. L'attacco a distanza è molto bello. Eliminate Phantom. Ok. Ah, mi sta già targettando il coso. Ok, vedete, tengo premuto. Mi fa in automatico il salto. Ok. Devo eliminare quello. Anche l'altro, ok. Blossoming Flowers. 20 metri, mi segno i metri. Perlomeno me lo dai in yard. E questo è tosto, eh. Ho solo due abilità, quindi... Io tengo premuto. Ah, non mi va... Boia mondo. Mi ha spianato. Ah no, era previsto. Usa la meditation skill per ripristinare la tua forza vitale. Quindi uso... Vabbè, potrei usare F2, però la uso così. E si siede e recupera i punti vita. Perfetto. Dobbiamo tornare da lui adesso e sconfiggerlo, eliminarlo. E continuare anche a esplorare, quindi... Simpatica questa cosa. Abbiamo la mappa. La mappa è bellissima. Fatta veramente bene. Fatta così e... Non è male, le premesse secondo me ci sono. Ovviamente vi invito a non tirare una conclusione, perché questa è volutamente una del video fatto con le primissime impressioni, ma vi invito ad aspettare e vedere i video successivi che poi usciranno, in modo da darvi un'idea. Combo classiche orientaleggianti, mirino un po' invadente, il fatto che mirino quella freccia che mi dice chi attaccare, però va bene. Gli altri sono altri giocatori, perché sicuramente poi li incontrerò. Adesso questa è una beta, insomma,
una zona istanziata. Awakening Damages Sword. Sto svegliando la spada. La Flowerfall Sword. Bene. Il mio personaggio non mi piace più di tanto, nel senso come l'ho creato. Però ecco, l'editor di Black Desert è qualcosa di impressionante. Qua è meno, perché appunto, come vi ho detto, ci sono lineamenti pressoché orientali. Quindi c'è tanta personalizzazione, però se cercate di fare qualcosa più occidentale non ci riuscite. Non si può dire che non sia ricco di dettagli, di animazioni, cioè, come dire, di tempo ne perdono per queste cose. Invece che dire, magari come in altri giochi più spicci, boom, preso, arrivederci, fai un altro. No, animazioni, all'inizio, il ponte che crolla mentre stai passando, cioè, è assolutamente promettente. Se poi sia un fuoco di paglia non ne ho idea. Lo vedremo, trarremo le conclusioni, faremo 2 o 3 video, credo, ancora, dove trarremo le conclusioni. Ok, dobbiamo parlare adesso con il nostro amico qui. Sembri condividere un destino con Flowerfall e la spada. Nel mio corpo, sì, va bene. Bene, abbiamo concluso l'avventura. Cioè, cosa sta succedendo adesso? Questa è la trama, infatti in alto a destra vedete press esca to skip plot, quindi c'è tutta una storia di quello che sta succedendo. Adesso ne saltiamo perché dobbiamo provare. Ah, stiamo andando via con questa e dobbiamo sparare. Queste mi ricordano tantissimo le quest di WoW. Se ne facevano tante così. Sì, volevo avere un attimo di calma, ma non l'avremo. Dai, 40 devo ucciderne. Li ho già uccisi. Cosa devo uccidere adesso? Mi dice Scout the Battlefield with Arkang. Sì, abbiamo fatto ormai. Li abbiamo uccisi tutti, anche andare di più non. Gruppo di mostri prima, un piccolo gruppo di pionieri. Vai alla sovranità della spada, uccidi il mostro. Ok. Mappa anche qui carina. Siamo scesi e ora si continua a combattere, insomma, per uccidere questi tizi qua. Ah, cliccando attacco così. Questo è un attacco base, che poi alla fine è quello che uso cliccando col mouse e non con la E. Però è interessante. Credo si presti bene poi anche a un pad, presumo. Piccolo baghettino del tizio qui che fluttua. Però va bene. Dai. Sì, certo. Va bene. Sembra anche piuttosto comprensibile come inglese. Quindi sì, un sacco di dettagli davvero. Vediamo adesso, vediamo, perché magari abbiamo anche completato il tutorial. E oh là 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 là, che posto, ragazzi. Siamo arrivati, va bene, arrivederci. Siamo arrivati. Ok, siamo qui. Cioè, che sarebbe la foresta? Sì, siamo in questa zona qui, che è tutta questa mappa qua. Molto interessante, abbiamo un'altra missione da fare, però direi che a questo punto io mi fermo, perché adesso non si scherza più, dovrò leggermi bene tutto
studiarmi un attimino il tutorial e andare avanti. Ovviamente qua non si vede ancora nulla di quello che è magari la città, il villaggio, la mappa si sbloccherà. Lo proverò con calma e vi farò sapere nei prossimi tempi. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.